tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Fano, tragedia sul lavoro, operaio precipita da una gru e muore. I lavoratori dell'Azimut Benetti ancora in agitazione. Questa mattina blocco stradale e corteo fino a Tre Ponti. Il 9 e 10 luglio la Memoteca Montanari festeggia il suo sesto compleanno, ricco programma di eventi. La Notte Rosa a Fano, un flop costato 60.000 euro. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo questa edizione del telegiornale parlandovi del tragico incidente sul lavoro accaduto questa mattina a Fano. È morto sul colpo l'operaio fanese di 44 anni che questa mattina è precipitato da una gru in pieno centro storico. I particolari dell'accaduto nel servizio di Simona Zonghetti. È precipitato nel vuoto Gianni Ambrosini, un operaio di 44 anni di Montefelcino che questa mattina è caduto dal cestello di una gru gommata situata in un cantiere edile nel centro storico di Fano. Il volo di oltre 20 metri non ha lasciato scampo al 44enne. Ambrosini è morto sul colpo. La tragedia si è verificata poco prima delle 8 a due passi dalla Basilica di San Paterniano e a dare l'allarme è stato un collega che stava lavorando insieme a lui allo smontaggio della gru dopo i lavori di ristrutturazione di un fabbricato con tre unità residenziali tra via Bovio e via Polloni. Il corpo della vittima è stato ritrovato nella piattaforma ai piedi della gru, che ora è stata posta sotto sequestro e con ancora addosso l'imbragatura, ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Infatti si sta cercando di capire se fosse allacciata correttamente e se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate. Per ora non è esclusa nessuna ipotesi, come un cedimento della struttura per la quale è in corso una verifica di stabilità della parapia oppure un malore. Per ulteriori accertamenti, la dottoressa Garulli ha disposto l'autopsia. In attesa dell'arrivo del magistrato, tutta l'area è stata interdetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l'ispettorato del lavoro e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Ambrosini lascia la moglie e due figlie di 16 e 18 anni. Continuiamo a parlare di lavoro perché continua la protesta degli operai dell'Azimut Benetti che questa mattina hanno sfilato in corteo fino alla cooperativa Tre Ponti effettuando anche un blocco stradale. Sentiamo che cosa è accaduto. In attesa di incontrare mercoledì il sindaco Seri e i rappresentanti dell'azienda, i sindacati e i lavoratori dell'Azimut Benetti tengono accesi i riflettori sul rischio di chiusura dello stabilimento fanese. Per questo motivo stamattina dalle 8 alle 10 hanno deciso di marciare lungo via Papiria fino a Tre Ponti per poi rientrare e riprendere il lavoro. Ad oggi però non sono arrivate risposte né tantomeno certezze per questa situazione che rischia di mandare sul lastrico 89 famiglie. I dipendenti stanno scioperando un'ora al giorno ad oltranza dallo scorso 23 giugno, cioè da quando sono venuti a conoscenza dell'intenzione di Azimut Benetti di cedere il ramo di azienda o come alternativa di ricorrere alla cassa integrazione per tutti con la successiva mobilità, ma i lavoratori e i sindacati non si arrendono. Abbiamo anche bloccato la circolazione, ci scusiamo per il disagio magari che abbiamo creato. Ma era necessario farlo, perché dall'Azimut Benetti ci aspettiamo qualcosa di più che delle semplici risposte speculative, perché di questo parliamo, speculazione al danno di 89 famiglie e dell'indotto che ci lavora. Non può l'azienda risponderci, risolviamo il problema esternalizzando a un terzista il lavoro che viene fatto internamente. Questo non lo possiamo accettare, non lo accetteremo e continueremo avanti presso tutti i luoghi deputati per risolvere la vertenza, per tutelare i diritti di 89 famiglie e dei lavoratori della Benetti. E quindi riteniamo che è un nostro diritto avere delle risposte a quelle proposte dove diciamo e proponiamo all'azienda su come rimanere su un sito di Fano. Sito di Fano che in tutti questi anni l'azienda stessa ha riconosciuto come polo di eccellenza della vetroresina, sul quale ha investito tanto e noi crediamo che possa continuare ad investire. Hanno partecipato tantissimi e hanno fatto vedere la loro intenzione, la loro volontà di difendere il loro posto di lavoro, la loro professionalità. CGIL e CISL UIL staranno assieme a loro in questa lotta fino alla fine.
E questo fine settimana per la Mediateca Montanari Memo è un fine settimana particolare perché si festeggia il sesto anno di attività e quindi insomma spengono sei candeline. Per questa occasione è stato messo a punto un ricco programma di eventi. Sentiamo quali sono nel servizio. Con 450 presenze giornaliere, 5.000 iscritti e 60.000 libri prestati, solo nel 2015 la Mediateca Montanari di Fano il prossimo 10 luglio festeggerà non solo i primi sei anni di attività, ma anche il successo ottenuto, cresciuto negli anni. Innanzitutto quest'anno sono state ampliate le iniziative in programma che prenderanno il via già dalla sera precedente, sabato 9, con un'apertura straordinaria. L'appuntamento è fissato per le ore 20 per una cena con la gluppa, aperta tutta. E organizzata in collaborazione con gli esercenti circostanti. Ognuno potrà portare qualcosa da casa e sedersi nei tavoli che saranno allestiti all'esterno della mediateca, oppure acquistare la gluppa da asporto al prezzo di 10 euro in uno dei locali convenzionati. Durante la serata non mancheranno musica e spettacoli. Per le ore 22 invece è attesa una sorpresa sulla facciata d'ingresso della mediateca, dove sarà proiettato un video realizzato dagli studenti dell'Istituto Federico Seneca di Fano, intitolato RAM, Racconti a Memoria. Nella giornata di domenica 10 luglio, invece, dalle 16.30 la Mediateca diventerà una fucina di laboratori, mostre, dimostrazioni, incontri, letture, musica e tanto altro. E ogni compleanno che si rispetti non mancherà la torta realizzata dal Memo Caffè per festeggiare con i presenti e brindare al futuro. Le iniziative in programma sono rese possibili grazie al contributo della Fondazione Federiciana. I dati che abbiamo oggi sono importanti, segnano comunque che la presenza della Mediateca Montanari è una presenza forte e riconosciuta nella nostra città. Basti dire che insomma, abbiamo 130.000 utenze nel corso dell'anno solare e quindi chiaramente rappresenta a tutti gli effetti quella seconda piazza della città che noi amiamo, diciamo così, richiamare di tanto in tanto. Però ci sono margini di crescita ancora molto grandi e proprio per questo vogliamo cercare di aprire ulteriormente la Mediateca Montanari alla città, anche con degli eventi che oltre ad avere una dimensione culturale ne abbiano anche una di forte socialità, ed è questo il senso del calendario di oltre 20 eventi che nell'arco di 24 ore, dalle ore 20 di sabato 9 alle ore 24 di domenica 10 luglio, noi proporremo con appuntamenti appunto di carattere sociale, ludico, musicale, oltre che culturale, proprio per festeggiare sicuramente questo sesto compleanno della Mediateca Montanari, ma anche per costruire una proiezione grande da condividere con tutta la città di quelli che sono non solo degli spazi, ma anche una dimensione immateriale di socialità, di stare insieme, che questi numeri insomma ci conforta, c'è la necessità insomma di rilanciare con forza e di costruire con più convinzione ancora nel futuro. Bene, auguri alla Memo quindi, ed ora vi parliamo di una vicenda che ha visto protagoniste due persone anziane, una dentro casa e l'altra che gli presta aiuto e soccorso. Protagonisti di questo episodio, Lauser Filo d'Argento, che con i suoi volontari fa assistenza telefonica e anche materialmente a persone anziane, sole dentro casa, che hanno i figli lontani e che non possono accudirli, e quotidianamente li contatta telefonicamente per sentire se tutto va bene. Una di queste persone è stata contattata dai volontari del Lauser, ma non rispondendo al telefono ha così fatto scattare l'allarme, e allora il responsabile di zona, siamo a Ponte Sasso, il signor Ivaldo Sebastianelli, si è attivato per naturalmente vedere che cosa era successo. Ma ci facciamo raccontare proprio dalla sua viva voce quello che è accaduto questa mattina. Dovremmo avere al telefono proprio Ivaldo Sebastianelli. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Ivaldo. Allora, ci racconti brevemente, insomma, per sommi capi, che cosa è avvenuto questa mattina? Beh, come al solito noi telefoniamo tutte le mattine a una serie, a un certo numero di anziani, e questa mattina la signora non ha risposto. Mi hanno chiamato, la volontaria che stava telefonando mi ha chiamato e io sono andato a vedere a casa di questa signora. Non rispondeva nemmeno al campanello e ho aggirato la casa, conosco bene la signora e l'ho chiamata ad alta voce e ho sentito la sua voce che mi rispondeva ma non riusciva ad alzarsi da terra. E così mi sono infilato in casa passando per la finestra.
Fortunatamente la finestra era aperta, ho alzato la tapparella e mi sono calato dentro la sua stanza. E la signora era sdraiata a terra da almeno 20 ore, dal 3 del pomeriggio precedente. Ecco, quindi è finito tutto bene, grazie sì, appunto Abbiamo chiamato il 118 e una parente che abita a Fano, una nipote, figlia di un fratello, di una sorella, non so bene. Bene, quindi voi avete, insomma, in caso che l'anziano non risponda, delle procedure da mettere in atto. Sì, esatto. In questo caso io sono entrato perché conoscevo bene la situazione di questa signora, altrimenti noi dovremmo avvisare i vigili urbani e i vigili del fuoco che devono sfondare la porta. Bene, complimenti a lei e faccio i complimenti anche a tutti i volontari che fanno questo servizio così importante e così utile per le persone anziane, soprattutto ricordiamo nella fase estiva insomma, queste sacche così di solitudine si amplificano e quindi questo lavoro di questi volontari è sicuramente meritevole e merita tutta la nostra attenzione e il nostro applauso. Cambiamo argomento, passiamo al carnevale in rosa che insomma si è annunciato e insomma in pompa magna, però poi alla fine è stato un flop. A pensarlo sono diversi fanesi e commercianti che hanno avanzato anche lamentele su come è stato organizzato l'evento, costato 60.000 euro. Vediamo com'è andata. Questo carnevale in rosa, condito in salsa jazz, ha lasciato tutti un po' con una strana sensazione di incompiuta. Il mix funziona, ma i dosaggi sono ancora da calibrare, visti anche i 60.000 euro spesi e la risposta del pubblico all'evento, che si può interpretare come un flop. Certo, le aspettative erano alte. Un nuovo consiglio direttivo, idee nuove, finalmente il congiungimento con un'altra matrice di Fano, il jazz, il carnevale estivo, acclamato a gran voce da tutti, vedi le polemiche dell'anno passato. Ma qualcosa non ha funzionato e si è visto poco di carnevale e ascoltato poco di jazz. Il rosa era, escludendo il tappeto, negli addobbi dei commercianti che hanno fatto del loro meglio per presentarsi puntuali all'appuntamento con iniziative personali che hanno reso vitale il centro e addobbi a tema. Le street band ci hanno messo fiato e cuore nel trascinare la gente dalla piazza alla Sassonia, ma dietro di loro meno gente di quanta ce se ne aspettava. Veniamo alla Sassonia, il primo dei palcoscenici a disposizione. Non è stato proprio l'ombelico del mondo del carnevale come volevano gli organizzatori. Bello il programma, da rimarcare lo spettacolo Alchimia, coinvolgente e affascinante, ma sacrificato, quasi costipato tra i due grandi carri che incombevano al loro fianco e poco spazio per la gente, un po' ammassata alla meno peggio. L'anfiteatro Rastatt, dove le belle note degli anni 20 della Bixie Big Band sono state poco apprezzate da un centinaio di persone e poco ballate, nonostante l'invito della presidente Gianmarioli. Ma le suadenti note swing stridevano con il grande carro mestamente spento alle loro spalle. I carristi hanno fatto del loro meglio sotto la tenso struttura della Sassonia per mostrare le loro arti ai convenuti, che dopo il breve spettacolo pirotecnico sul molo si sono riversati al Lido, già più popolato, ma questo lo è già di suo, naturalmente. Il bilancio, però, tutto sommato è favorevole quello espresso durante la manifestazione dalla presidente della Carnevalesca. Dai, mi sembra che tutto sia filato liscio, io sono molto felice, adesso c'è questa bellissima musica anni 20 che ci fa un po' sognare e vediamo di ballare, adesso abbiamo iniziato a far ballare i bambini e tra un po' portiamo a ballare anche gli adulti. Questa formula di spalmare tra Lido, Sassonia e Torrete pare funzioni. Sì, direi che funziona, ho qualche piccola correzione qua e là, ma questo ci sta nelle cose, però direi che assolutamente funziona, mi pare che la gente sia abbastanza soddisfatta. Adesso vediamo il Lido come funziona poi dopo la mezzanotte. Forse alla luce dei 60.000 euro spesi viene da pensare che la Notte Rosa poco convince qui. Nata, voluta e cresciuta in Romagna, lì prospera e coinvolge. A Fano invece il carnevale più antico d'Italia deve tornare agli antichi splendori, altrimenti i suoi carri saranno funebri e non allegorici.
Bene, allora archiviato questo episodio della Notte Rosa, vi portiamo in alto mare dove ci sono i delfini, anzi un branco di delfini che è stato avvistato domenica mattina a poche miglia dalla costa di Fano. A segnalarci l'insolita presenza di questi mammiferi è stato un nostro telespettatore che ha immortalato almeno 7 delfini con un cucciolo, visibile in una delle foto scattate da una barca a vela. Abbiamo seguito il branco in transito per almeno 20 minuti, ci ha scritto il telespettatore. A tratti viaggiava in superficie per immergersi e riemergere dopo alcuni minuti. Era evidente, ha concluso, che erano in transito ed con l'intento di proteggere il piccolo al loro fianco. Ed ora in chiusura gli spettacoli, andiamo alla BCC Arena dove continua la rassegna teatro sotto le stelle. Questa sera alle 21.15 andrà in scena la compagnia Il Guitto con lo spettacolo intitolato A un tir de schiop. E questo è tutto per questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio alla notizia, torna domani sera alle 20.30. Buona serata a tutti voi.